Ti ha capito, vedi? Grazie.
che credo abbia assillato molti di voi per raccogliere fondi in questo anno, Michele Manzari, governatore. Direi un ambasciatore a vita di Dinamoca. Grazie a tutti voi dello sforzo di questo anno. Ripeto, siete stati fantastici. Grazie ancora. Grazie per l'arrivo di quello. Io devo dire che le taglie grosse andavano ai tre che gli hanno preceduto, perché la mia è stata solo un'idea, ma quelli che l'hanno portata avanti sono stati veramente eccezionali, come sono stati eccezionali nella tua premessa. Hai detto quello che dovrò dire io in particolar modo, cioè che tutti i club, tutti gli officer, tutti i Lions della Toscana, quando hanno visualizzato il nostro CD che mostrava il service, sono rimasti entusiasti. E quello era il sogno, è stato detto che la realizzazione che oggi vediamo realizzata di questo camping era il sogno del governatore. Io ho sempre detto è il sogno dei Lions Toscani, i Lions che tutti insieme hanno compreso quest'anno in particolar modo, ma lo facevano anche prima, ma quest'anno in particolar modo, che tutti uniti si può portare avanti dei progetti verso le persone più deboli, aiutare le istituzioni che operano per il bene dell'umanità. Hai detto bene, di Lions c'è sempre stata un'idea errata. Noi lo sapevamo, in tanti anni abbiamo forse sbagliato, nel senso che eravamo rimasti chiusi. Chiusi con quello sapevamo che cosa facevamo, ma aveva poca importanza farlo conoscere. Invece oggi, quest'anno, lo abbiamo fatto conoscere. L'abbiamo fatto conoscere con diverse manifestazioni, con la celebrazione del Lions Day, con questo grande service, con la piantumazione delle piante che sta portando, tutti i club stanno portando avanti e che faranno piantare nel mondo 10 milioni di piante. Ecco, questi sono i Lions. Noi non siamo una casa chiusa, noi siamo molto che sempre stato, non ho solo nati su, non siamo nati solo con noi stessi. Ecco, è una giornata di festa, è una giornata di festa perché si è fatto qualcosa. Grazie per essere stati con noi.